un pensiero parto subito purtroppo nella tristezza di un amico che se n'è andato. Rimane da parte mia chiaramente indelebile il ricordo di un talento unico, un genio, il più grande di tutti i tempi, io credo di quelli trascorsi e di quelli futuri. È un giocatore irripetibile, quindi non ce ne saranno altri nel futuro. E a me il calcio chiaramente ha regalato tante soddisfazioni, no? Ma la fortuna più grande è quella di aver condiviso 2 anni vicini ed essere stato compagno di Diego, chiaro. Perché al di là di quello che tutti hanno visto, delle doti del grande campione, io comunque ho trovato un amico, una persona umile, un uomo che è sempre stato con i compagni ineccepibile. Io non ho ricordo mai di un gesto, di uno sguardo, di una disapprovazione verso un compagno. Quindi un uomo buono, e per questo è stato amato da tutti i compagni. Ecco. E poi cosa dire? Quel gol lì chiaramente è stato un gol bellissimo, un gol che ha permesso così di coronare un'annata di momenti meno belli, ma di tanti momenti di gioia condivisi con un grande gruppo di grandi campioni, ma principalmente di uomini che hanno saputo legarsi anche proprio dietro a questo grande campione, questo trascinatore, e segnare così un campionato straordinario che ha rappresentato anche per una città un senso di rivalsa, di riscatto, ecco, proprio anche dal punto di vista sociale. Ecco Marco, ma tu sei stato bravissimo lì, un bel gesto, degli allenatori qui in studio che ti salutano. Buonasera, mister. Un bel gesto sicuramente da... Buonasera a tutti. Da attaccante quello lì, arrivava questa palla fatata, però era un bel gesto da attaccante quello lì. Sì, è arrivata quella palla, una palla fatata, nel senso che io quel gesto lì forse non lo rifarò mai più. Maradona quella palla la poteva mettere centinaia di volte, perché... Lui veramente aveva questo calcio straordinario e sapeva anche delle mie doti, per questo in maniera sempre molto affettuosa mi chiamava. È un grande gesto tecnico però, mister, grande coordinazione, grande gol. Lei comunque è rimasto nella storia del calcio Napoli per questo gol fatto, che ha dato il secondo scudetto al Napoli, e sta anche comunque nel cuore dei tifosi del Benevento, perché anche lei è entrato nella storia del Benevento Calcio portandoci per primo in Serie A. Sempre grazie. Ma è un grazie che devo fare io, perché è un grazie reciproco. Ho un bellissimo ricordo anche delle stagioni passate, e quindi niente, posso solo fare un grande in bocca al lupo a tutti, ai tifosi, alla società, alla squadra, che sono convinto che adesso tutto l'ambiente, ma specialmente la società che ha lavorato in maniera straordinaria, è pronta anche per rimanere in maniera stabile in un campionato bellissimo e straordinario come quello della Serie A. Bene, Marco, io ti ringrazio tantissimo, ti lascio le tue cose, auguri per tutto e grazie ancora per questo contributo, per questo bel ricordo. Noi stiamo rivedendo anche le immagini della giornata della promozione, oltre che il bel colpo di testa che regalò lo scudetto al Napoli, ma stiamo rivedendo la bella festa dove tu insieme alla squadra siete stati i protagonisti e i tifosi chiaramente di questa grande, grande giornata giallorossa e la storica promozione in Serie A. Un abbraccio affettuoso Marco, a te e alla tua famiglia. Grazie. Grazie a voi. Grazie Marco. Buonasera. Buonasera.